5 novembre 2020. Liceo Albertelli ricorda questa giornata dedicata a donne che hanno subito violenza, non solo le, ma i loro familiari, perché anche i figli poi, che rimangono senza la madre, subiscono violenza per loro. Sofferenza psicologica è forte. La nostra scuola da anni è impegnata a sensibilizzare le giovani generazioni e quindi poi su questo tema che purtroppo negli ultimi anni è diventato molto più ricorrente di quanto non fosse in passato. Quindi siamo qui per fare questo giuramento che chiaramente è una provocazione, no? Perché è ovvio che non si deve giurare contro la violenza, fa parte del DNA di ogni persona e quindi vuole essere un atto provocatorio nei confronti di una società che spesso dimentica quelle che sono le regole della convivenza civile. La violenza è qualcosa che deve veramente bandire dalla persona umana, un fatto persona che ha un limito, non è un animale, a volte gli animali sono molto meno degli uomini stessi. Quindi la giornata di oggi che vede a lavorare appunto Marina Rapone, che ringrazio come sempre insieme agli studenti di questa scuola che hanno volutamente creato questa atmosfera insomma un po' pesante, proprio per farci riflettere su questo. I quadri viventi di oggi sono come i quadri viventi di 3 anni fa, come la giornata dello scorso anno, la targa che abbiamo avuto e ricevuto dal presidente Zingaretti come punto proprio la scuola di meeting point per la violenza sulle donne e in genere. Quindi siamo qui adesso, ringrazio la dottoressa Paola che è venuta qui, lavora proprio in un centro antiviolenza. Ringrazio Marina, ringrazio tutti gli studenti, i loro genitori che stamattina hanno visitato durante i colloqui i quadri viventi dei ragazzi. Ringrazio tutte voi dello staff di Marina, tutti voi presenti e i docenti che hanno accompagnato gli studenti a fare questo giuramento, che dicevo è un momento diciamo quasi autoironico contro determinate atti di violenza che continuano ad esistere nella nostra società, che è una società civile. Okay? Quindi questo spunto, questa riflessione vi deve aiutare a maturare in voi e deve rimanere proprio come ricordo nelle vostre coscienze di futuri uomini e future donne per non arrivare mai a questi atti. Okay? Mai più. Noi non vogliamo violenza nella nostra scuola, voi non la vorrete un domani nelle vostre famiglie e nella società che andrete a vivere. Augurandoci che sia una società sempre più bella, sempre più superata, sempre più solidale, sempre più aperta soltanto all'amore e alla condivisione. E è questo che deve comunque trasparire dal nostro insegnamento, altrimenti io sarei già fallita come dirigente scolastico. Vado avanti e continuo a perseverare ogni giorno nel mio lavoro, con un impegno anche un po' esagerato a volte perché ci credo in queste cose. Se smettessi di crederci non lo farei più questo lavoro. Grazie a tutti, do la parola prima alla dottoressa e poi a Marina, poi facciamo tutto. E grazie a tutti voi ragazze, grazie. Allora, io colgo brevemente l'occasione per ringraziare di nuovo Marina. Lavoro da anni, da circa 20 anni, in un ospedale e al pronto soccorso vediamo spessissimo donne che arrivano maltrattate, malconce. Sono contenta di essere qui per una ragione, perché un giuramento è un momento di riflessione per sviluppare una maggiore consapevolezza.
Uno dice: vedo tante scene di violenza, le vediamo continuamente, magari sui giornali, le vediamo in televisione, ne sentiamo parlare, ma sviluppare una coscienza, sviluppare un sentire diverso forse può avvenire anche attraverso una forma di giuramento che aiuta le persone a concentrarsi, a riflettere e a capire veramente cosa significa la violenza sotto tutti gli aspetti, da un punto di vista non solo fisico ma psicologico, perché prima di arrivare alle botte si arriva praticamente alla manipolazione emotiva. Le persone soccombono, le donne soccombono e poi arrivano gli schiaffoni. Da qui un risveglio della coscienza e mi auguro che questo sia soltanto l'inizio. Sì, ancora. Grazie. Grazie. Adesso. Ragazzi, grazie. Grazie per questa partecipazione. Grazie alle fanciulle che si sono esposte in questa performance. E grazie a tutti voi maschi, signori del futuro. Costruite un futuro senza violenza, potete farlo. Grazie. Potete fare tutto quello che volete, si può fare. Se guardate al passato, tanto è stato fatto. Ragazzi, è un'epoca straordinaria. Stanno succedendo cose mai accadute, la donna finalmente, per la prima volta nella storia la donna si sta prendendo il posto che merita, le donne lavorano, non era mai accaduto nella storia, guardate indietro, non era mai accaduto che nella storia si difendessero gli animali, grande gesto di civiltà, non era mai accaduto che si difendesse l'ambiente, non è un'epoca sbagliata, non credete a chi vi dice questo, è un'epoca di grossi cambiamenti, stravolgimenti, quindi il primo passo, basta per sempre alla violenza, è un'espressione primitiva di uno stato iracondo che non serve più. Grazie, siamo pronti per giurare. Allora ragazzi, ripetete insieme al nostro amico Claudio. Vai Claudio! Grazie, grandioso, immenso. E vai, ripetete insieme frase per frase. Io, da oggi e da qui, virtù dell'antico sogno di una civiltà ideale. Io, da oggi e da qui, in virtù dell'antico sogno di una civiltà ideale. E con la speranza di un mondo migliore. E con la speranza di un mondo migliore. Mi impegno a riconoscere la donna come un essere a me pari in maniera completa e totale. Mi impegno nel riconoscere la donna come un essere a me pari in maniera totale. A portarle la rispetto. Ripeti, non abbiamo sentito. Mi impegno a portare ad ella rispetto, mi impegno a non adoperare mai la forza fisica per prevaricarla. Mi impegno a portare ad ella rispetto, mi impegno a non adoperare mai la violenza fisica per prevaricarla. Mi impegno a costruire su queste fondamenta un futuro migliore. Mi impegno per costruire su queste fondamenta un futuro migliore. Io giuro di non usare mai la violenza su una donna per tutta la durata della mia vita. Io giuro di non usare mai la violenza su una donna per tutta la durata della mia vita. Lo giuro. Lo giuro. Bravi, bravissimo. Grazie ragazzi, fatelo veramente. Grazie, grazie, grazie a tutti voi. Veramente di cuore, dimenticate questo momento, ricordate ogni giorno quello che ci siamo tutti e cercate sempre di difendere la non violenza, che è l'unica strada con cui si può progredire a livello proprio economico, civile, sociale. Un paese in pace, non violento, progredisce di più rispetto ad un paese martoriato dalla guerra e dai soprusi. Siate portatori di pace, ambasciatori di libertà, di amicizia, di fraternità e di amore. Grazie ragazzi per aver condiviso con voi questa giornata. Grazie.
Grazie. Grazie a tutti.